Ciao a tutti, io sono Paolo, bentornati e benvenuti sul canale Cibo Dentro. Oggi una ricetta facile e veloce alla portata di tutti e dal risultato garantito con poco lavoro e poca spesa, le patate gratinate alle erbe. Prendete un chilo circa di patate ed eliminate la buccia. In realtà potreste anche lasciargliela lavandole accuratamente, ma valutate voi in base agli ospiti che avete a tavola, non tutti amano le patate con la buccia. Una volta sbucciate le patate, tagliatele come più preferite, io le prediligo tagliate a spicchi grossi, quasi a ricordare dei filetti di carne che poi panati fanno un bell'effetto, ma potete anche tagliarle più piccole in modo da ridurre i tempi di cottura. L'importante è che siano più o meno tutte della stessa dimensione in modo da avere poi una cottura omogenea. Quando avete tagliato tutte le patate, mettetele da parte in un canovaccio o in una teglia, asciugate il tagliere dal liquido rilasciato durante il taglio e iniziate a preparare la panatura aromatica. Potete utilizzare le spezie che più preferite, io ho usato uno spicchio d'aglio che con le patate sta sempre bene e abbondante rosmarino che probabilmente è l'aroma fondamentale di questa preparazione. Rimanendo sempre negli aromi classici, poi qualche fogliolina di salvia aiuta a rinfrescare un po' tutti i sapori. Mettete tutti gli aromi sul tagliere e triturateli con un trinciante in modo da ottenere un trito abbastanza fine, mano sul coltello per evitare di tagliarvi, poi tritate premendo dalla punta verso il manico. Anche se dovesse rimanere qualche pezzettino non tritato perfettamente, vi consiglio di lasciarlo, darà alle vostre patate un tocco rustico. Prendete una ciotola e preparate la panatura vera e propria, 3 o 4 cucchiai di pan grattato e aggiungetegli tutto il trito aromatico che avete appena fatto, qualche grattata di pepe macinato fresco oppure del peperoncino in alternativa e un tocco di origano secco sbriciolato daranno ancora più sapore alle patate. Abbondate con l'olio d'oliva per condire e amalgamare bene la vostra panatura, dovete ottenere un composto umido ma non troppo inzuppato. Aggiungete un po' di patate alla volta per far aderire bene la panatura alla superficie delle patate. Ungete poi il fondo di una pirofila da forno e adagiatevi sopra le patate cercando di non sovrapporle troppo in modo da non intrappolare umidità che renderebbe poco croccante la panatura che avete creato. Spolverate le patate con il trito che vi è avanzato e con il dorso di un cucchiaio fatelo aderire bene alla superficie delle patate. Un'ultima spruzzata di olio su tutte le patate, poi infornate in forno statico preriscaldato per circa 35 minuti. Gli ultimi 5 minuti di cottura fateli con la funzione grill ventilata in modo da far prendere colore alla panatura e renderla ancora più croccante. Togliete le patate dal forno e lasciatele leggermente intiepidire, poi servitele direttamente con la pirofila che sono sicuro farà un bellissimo effetto sulla tavola. Poi come tutti i giovedì io vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto anche il prossimo sempre dalle 11 del mattino e sempre qui su Cibo Dentro. Ciao!